Eh sì, ragazzi, come avete letto dalla copertina, questo sarà l'ultimo giro con lei, purtroppo. Prima di spiegarvi il perché, ci facciamo un ultimo giro insieme, così da goderselo e farci quest'ultima divertita. È un po' che non la uso, è soprattutto motard. Ho messo un 14-48 rispetto a prima che montavo 14-45, quindi sono anche curioso di vedere come va. Quasi più divertente con i rapporti più corti. È come il vino, più la lasciate lì, più diventa più buono. Cioè, è incredibile. È un po' che non la prendo in mano, sembra che va di più. Sex sound. Divertita in cambi di direzione. Dall'altra la voglia di cambiare mezzo quasi la contrasta.
poi vi spiego tutto. Ora godiamocela ancora un po'. Questa moto, quando entra in coppia, potete essere tristi quanto volete, ma vi strappa un sorriso, veramente. Andando al minimo, ragazzi, è normale. Questa moto qua è fatta per girare in alto. Quindi se andate spesso così, non fate altro che andare a bruciare le candele. Quindi tenetela un po' più su di giri, magari scalate una marcia e tenetela un po' più brillante. Date una pulitina. Andiamo qua, ragazzi. Dove ho iniziato a imparare a impennare. Ormai questo parcheggio qua è storico. Così vi dico un po', diciamo, i motivi per cui la vendo. Vediamo la benza. Buono. Bene, ragazzi, ci siamo. Ora vi spiegherò il motivo per cui vendo questa moto, purtroppo. Praticamente è successo che in questo periodo ho provato tantissimi 125. Questo da una parte è la cosa più bella, però è una lama a doppio taglio, nel senso che provandone tanti ho capito che mi piace cambiare, provare cose nuove, quindi ho deciso di vendere la moto. Ora quello che vi chiedo è, dato che siete voi il mio pubblico, voglio che questa volta decidiate voi. Magari scrivete qua sotto nei commenti una moto che mi ci vedete bene, o può essere un altro 125, un altro KTM, anche perché vi ricordo che tra un mese KTM butta fuori nuovi modelli, tutta la linea 125, 4,5, 300, 350, quindi portarvi qualcosa di nuovo magari può essere interessante. Parlato di KTM, ma ci sono un'infinità di moto, ragazzi, quindi può essere anche un TM, un Kawasaki, quello che volete. Scrivetemelo qua sotto che vi tengo in considerazione e cercherò di portarvi un nuovo mezzo. Non vi nascondo che mi dispiace parecchio vendere questa moto, anche perché è una cilindrata che vi fa divertire tantissimo, credetemi. E detto questo, sì, sono un po' triste perché la vendo, ma dall'altra parte
la voglia di cambiare, la voglia di provare cose nuove, diciamo, mi riappaga questa tristezza, diciamo così. Bene, iscrivetevi al canale, lasciate un bel like e mi raccomando, fatemi sapere qua sotto un nuovo mezzo che vorreste vedere. Quindi alla prossima, al prossimo video con un nuovo mezzo forse. A little stronger now.